Buonasera, 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 buonasera a tutti, buonasera a tutti. Benvenuti dal vostro disperato erotico boomer. Allora, cosa dire, cosa dire, cosa dire? Andiamo a provarlo? Le query? Vediamo che merda è. Cioè, nel senso, no, è un bellissimo gioco. Sono io che sono incapace a giocare, questa è la verità, questa è la verità, questa è la verità. Vabbè, quindi direi. Volume, quale tipo di volume ti serve? Del microfono? Prova, prova, sassa. Suona a tuono. Microfono. Adesso mi senti meglio? Dammi un feedback. Meglio, meglio, perfetto, perfetto, perfetto. Allora. Nuova partita. Ah, la vedo laggare la live. Non lagga, Alex, è precisa? Liscia, boh, allora è il programmino che me la fa vedere l'H. Vabbè, concentriamoci. Tre 50, 24 giugno, Laura, strada 919. Perché hai spento? Lo sai perché? No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo Ma persi. no, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi persi. Questo lo dici tu. Bella presa, tesoro. Non sono io che ho preso quella buca. Beh, forse la buca ha preso noi, ci hai pensato? Wow, campione mondiale di arrampicata sugli specchi. Grazie. Davvero notevole. Grazie. Se ci sono problemi, dammi sempre dei feedback, Ma rimaniamo Alex, che ci perché io siamo persi. la vedo che lagga di brutto da me. Max non è un problema, ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si Grazie. fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Pensava Che vuoi dire? di essere in Asia. Sul serio? È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera, quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, Ce la grazie. faremo, ce la faremo. Voilà. Cos'è quella? Secondo te? No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende? Ti pareva?
Ok, vediamo. Quindi siamo... Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Ehi, guarda la strada! Wow! Bene. Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Cosa? No, no, Max, non era un orso. Allora cosa? Penso fosse una persona. Allora fai sul serio? Abbiamo investito qualcuno? Non lo so. Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so. Che c'è? Mi sono giocato la macchina. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, sì, ok. Oh, oh. Max. È stato respinto dalla... Perché non me l'hai detto? College. Grazie mille. Prego. Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Ecco qua. Perfetto, grazie. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere fuoco? Allora, immagina di stare rannicchiata di fronte a una stufa. Beh, ovunque, meglio di qui. Dove vai? Guardo di qua. Ehi, non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Oddio, Max, vieni qua! Che c'è? Ho paura che ci sia qualcuno là. Sei seria? Sì, forse non sta bene, non so. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, ma ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa. Voglio solo controllare. Ok, va bene. Ma non allontanarti, ok? Stai attenta. Sì, certo. Ok. Tu pensa alla macchina.
C'è qualcosa qui, mi sa. Infatti. Abum scabum. Indizio scoperto. Indizi. Locandina di Alum Scalmo. Questa è la locandina di uno spettacolo itinerante. Sembra sia qui da un bel pezzo, dimenticata nel bosco. Sono segni di bruciatura quelli degli angoli. Sinistro, destra, sinistro, destra, sinistro, destra. Andiamo a sinistra. Una cassa. Manette. Una camicia di forza. Un baule pieno di strani oggetti, forse di un illusionista. I resti di uno spettacolo itinerante passato da queste parti. Sono già perso, così giusto per. Oh cazzo. Silas. Continuiamo. Addosso. Successo, dimmi. C'era qualcosa là. C'era tipo. Si sentivano rumori dappertutto. Ehi, tesoro, come... respira, tutto ok. Siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali. È normale spaventarsi. No. Ce ne possiamo andare, per sì, favore. Sì, andiamo. Ok. Stai bene? Sì, ecco qua. Senti come gira. Max, sbrigati. Ci siamo, ce ne andiamo. Ma non è possibile, cazzo! Max! Sto... Ok, dammi un minuto, un secondo. Dobbiamo andarcene, Max! Allora se fai così non mi immagino. Non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché okay, non... basta! Cazzo, scusa, tesoro. Scusami. Va bene, non fa niente. Scusa. È tutto ok?
Qui siamo al sicuro, non succederà niente a te. Cristo tuo santo! Cazzo! Porca miseria, mi si è fermato il cuore. Questo attore è abbastanza conosciuto, però. Salve, agente. Bella serata, vero? Per caso siete feriti? Stiamo bene, siamo solo scossi. Ah, rieccomi. Ci sei, Alex? Insomma, mi dite cosa è successo? La live quindi gira bene? Ok. La live si gira bene. Sì. Beh, stavamo guidando e la strada è molto buia qui e poi... Non so, avremmo preso una buca perché siamo... andati fuori strada e adesso siamo qui. Insomma, queste strade non sono messe proprio bene. Già. Scusi. La tenga accesa. Scusi. Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo? Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita? Sai, non sono una criminale. Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutor. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Non arriverete ad Hackett's Quarry. Ah. Non stasera. E perché? L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte, ok? Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel. Ha capito cosa ho detto? Inquietante. Vabbè. Ok, va bene, sì, ok. Iniziamo andremo in maniera al motel. Ricevuto. Con lo sbirro, con calma. C'è solo un piccolo problema. Purtroppo il telefono non ha le mappe del bel mezzo del nulla. Vuol dire che ci siamo persi, del tutto. Signora, esca dal veicolo. Come, scusi? Voglio solo mostrarle come arrivare al motel sulla mappa. Ok? Ok. Certo. Ehi, resta nell'auto. Mamma mia. Tutto ok, ok, tranquillo. Ok. Ok. Allora, noi... siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Hackett's Quarry? Beh, sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Bene. E in effetti. Harbinger Motel. Niente deviazioni. E state attenti alle buche. Una dichiarazione. Buonanotte. O...
Che diavolo se ne sta fermo lì? Grazie tanto per l'aiuto. Sicuramente che tipo strano. Il tizio era un ammasso di energie negative. E sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero. Hai notato cosa aveva sì, sul sembrava... collo? Era sangue. È stato un piacere. Oh mio Dio. Oh mamma. Va bene, rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. Mm-hmm. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Come hai fatto? L'ha fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no. Rimettiamoci già in viaggio. Sono d'accordo. Signora? Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Davvero, ah, però ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. Mm-hmm. Cosa? Beh, 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso. Campo estivo di Hackett's Quarry. Non è possibile, qui non c'è nessuno. Dopo tutta quella cazzo di strada. Ma Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett e tu hai solo lasciato un messaggio. E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Ehi là? Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Poi, c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo perché tempo. Perché dovrebbe esserci un'auto... Torno in macchina. Max, dai. Max, non fare lo stronzo. No, no. Facciamo un gingiretto. Qua cosa dice? C'è qualcuno? Che palle. Vabbè. Andiamo qui. Vediamo se riusciamo ad entrare. Qualcuno mi guarda. Qualcuno mi spia. Questo non è buono. It's no good. C'è niente. C'è qualcosa. Una mappa che dice sicuramente voi siete qui. Ciò che non ti uccide, ti fortifica. Ehi,
Ce ne andiamo? No. Non posso fare altro che indagare. Sono obbligato ad indagare. Le ambientazioni sono molto fighe, Alex. Bellissima. Ehi! Ehi, tu stai bene? C'è un uccello. Torno subito, vado a cercare se aiuto. Vuoi, sì. Max! Max, vieni qui, dai! Che succede? C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Bloccato? È il signor Hackett? No, non lo so, porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Sono tornata. Adesso ti tiriamo fuori. Ehi. Ehi. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato... C'è qualcuno. Io non vedo nessuno. Come no? Guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. C'era davvero qualcuno lì. Ok. Ok, quindi... Lo spacco. Sicura? Farà un sacco di rumore. In effetti. Sì, ok. Chiavi inglesi. Però... Una mano? Sì. Hai visto il film La Casa? Ehi là! Sei ferito? Sei reale? Ehi, sta attenta. Ian. Anzi, però, prima di andarla a prendere, non ci caschiamo, non andiamo a prendere subito quello che ci ha fatto cadere. Però ci devo passare la forza davanti. Collare insanguinato. Questo collare insanguinato è troppo grande per un cane. E poi che razza di cane si chiamerebbe Ian? E in effetti, beh, no, non è vero, Ian. Però... Oh mio Dio! Max! Qui c'è uno scheletro di una carcassa di qualche animale, non so cosa. Se vado sempre dritto non mi fa andare, quindi dovrei venire di qua. Forse era un opossum o qualcos'altro? No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi, siamo stanchi, non credi? Adesso andiamo al motel, torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Forse le immaginazioni...
Aia! Ciao Max. Max! Sa che Max se n'è andato all'aceto. No, è ancora vivo. Max! Sanguino. Aiuto. Mi sto disseguendo. Evidentemente lui sapeva. Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel, per caso? Allora, il prologo. Salve, prego. Questo è il mio spettacolo. Sei qui in amicizia, non è vero? Ti stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Considerami come la tua guida verso l'ignoto. Emozionante, sì. E spaventoso. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo e tu aiuterai me. Non hai trovato nulla, dunque io non ho niente da mostrarti. Devi guardare meglio. Le carte ci sono. Se tu non aiuti me, come posso aiutare te? Tra noi c'è amicizia, lo hai detto anche tu. Cerca meglio. Solo tu puoi trovarle. Ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Strade da scoprire, su cui posso far luce, se me lo permetti. Aiutami ad aiutarti. Ricorda, ciò che non ti uccide, ti fortifica. Figo, quelli in pratica sono morti in due. No, solo il tipo. Lei è stata sedata, mi sa. Mi ha fatto la puntura il poliziotto.
Sì, ma si vede anche dopo che sparava a colpi di pistola. Sì, quindi ma sembra che spara dentro lì sotto. Mi ha dato quell'impressione lì a me. Non lo so. Adesso dovrebbero arrivare gli altri studenti, immagino. A presto! Pace e amore! Vediamo, ragazzi! Sì! Hackett Quarry nel cuore! Calzici americani, proprio. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. Cinico, dai, facciamo... Beh, alla fine sono cinico. Solo... Ragazzi, vedrai, gli passerà. Come a te con Emma. Cosa? No, non attenzione. È la stessa cosa. Quindi non sei di malumore? Non sono di abbiamo passato l'ultima notte insieme, va bene così? Oh sì, così bene che non rivedrai la tua dolce orsacchiotta speciale. Cazzo, ci hai sentiti? Ma scherzi, le pareti della casetta si reggono con lo sputo. Ok, smettila. Ok, piantala. Io mi dovrò ricordare tutti i nomi, cosa ciao, a cui Emma. Farò molta Ehi. Fatica. Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello no, spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Jake, bagagli, muoviti. Comandato a bacchetta, direi. Jake va di sopra, prende i bagagli, Caitlin va avanti con la sua vita. Ah, devo andare in casa a prendere i bagagli. Stando ai resoconti del giornale locale, la North Key Gazette. Ehi, che stai... cosa ascolti? Buon per te. Questa era la tana dove è stato... dove c'è il mostro. Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo! È rotta! Dylan, aspetta! Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai! Non va, si sta chiudendo... Dylan, aspetta! Scusa, Aleka. Ottimo, grazie mille. Campo estivo, Hackett Quarry.
salto. Tutti questi dolori, sei così atletico. Horror. Io odio l'horror. Anzi, vediamo una stanza per volta. Allora, qui. Ok. Questa sembra una mensa. Tipa lì sulle scale, andiamo a parlare con lei. Anzi, è un tipo. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan e B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso io. Ok, come ti pare, senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo. Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh, perfetto. Qui bisogna girare, non lasciare nulla al caso. Sei qui, Dylan? Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jack? Ah, lol. Ok, ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te, Emma. Ah, oh, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... No, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me? Ah, sexy, eh? Il più fico del campo. Ah, certo. Ehi, l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma, Abby... Ok. Nick, e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita, erano tutti. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Oh, ok. Lei ha detto, ecco, come faremo in futuro, scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto, ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo che quella riesce a rigirarti proprio come le pare e piace. Come cavolo è possibile?
Ok, sai cosa? Forse hai ragione. Magari lei ha veramente dei superpoteri su di me. E sai che ti dico? Magari mi piace. Mi piace? Cioè, non mi sto illudendo? Cioè... Ok, wow, i fumi della gelosia mi stanno soffocando, aiuto! Scusa, cosa? È solo per dire che, purtroppo, ci sono ragazze che non possono puntare al pezzo grosso. Tu sì che ci sai fare, vero? Esatto, perché io farei levare le mutande a una suora. Ah, questa è la cosa più stupida che hai mai detto. No, ne ho dette di peggiori. Già. Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per ora, ma sembri molliccio. Ehi, smettila. Ok, quindi... solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante o, non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake... Tu lo sai che, anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Beh, staremo a vedere. Tu vieni con me. Ti rimetto a posto domani. Né danni né problemi. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh! Ica! No, che cazzo, no! Oh, scusami tanto, Jacob. Pesante. Ehi, forse dovevi metterlo in modalità aereo. Capito, no? Oh, cazzo. È grave, amico. Chiudi quella fogna. Oh, sì, certo. Merda, mia madre mi farà pezzi. Tua madre? Ah, sì, dille che la saluto tanto. Oh, ti darò i soldi per ripararlo. Ecco, è morto. Merda. Ah, grazie al cielo. No, niente. O non c'è campo o tutti si sono già dimenticati che esisto. Beh, sopravvivrò un altro giorno senza telefono. Un giorno? Non dura così tanto. Hai capito. Dove sono tutti gli altri? Ora perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick... Sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, certo. Continua a sognare. Un po' noiosa questa parte. Ehi là, festaiola! Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oh, no, troppo lenta! Ma dai. Oddio, ti ridaranno il telefono, vero?
Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Ok, d'accordo, ma se finiamo nei guai... Sarà il nostro segreto. Il signor Hackett lo scoprirà. E allora? Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Touché. Bene, all'opera. Al tre. Uno. Due. Tre! Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Perché ti do ancora retta? Perché ho sempre ragione. Sicura che daranno la colpa a un orso? Oh, mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Ok, allora io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. Oh, è della piccola Izzy. Voglio fare un gioco. Sì, direi che puoi rimanere qui, orribile piccola cosa. Riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Basta, ci credo. Questo posto è stato sul giornale. Ritaglio del giornale, capitolo 1, casetta del campo. Ritaglio del giornale locale, la North Kill Gazette. Non sembra recente, parla di un incendio. Sarà qui, ad Hackett Square. C'è nient'altro, mi pare. Valigie sono state prese. O anch'io devo prendere delle valigie? No, perfetto. Adesso dobbiamo cercare l'amica. Cosa c'è qui? Jacobs più Emma più Ever. Cacchio. Boom. Speriamo che Jacob non lo veda. Ah. Una fiala vuota dall'odore sgradevole. Ma che cavolo è? È di Dylan? Se mi fa entrare in qualche appartamento. Eccola lì la nostra amichetta.
Sei pronta? Andiamo. E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te? È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Ottima guida, Tex. Cavolo. Allora, tanto per dire, mi chiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob. In realtà, è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva. Viviamo almeno a 4 stati di distanza. Lui è d'accordo. Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Oh, aspetta! Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. No, no. No, no, no. Andiamo alla baita, va. Dobbiamo proprio tornare. Boh, pollice giù. Sono tutti là che ci aspettano. Nick non se ne andrà senza averti salutata. Cazzo, Abby! Oh! Per un pelo. Scusa, scoiattolo! La mia bimba deve dichiararsi a un ragazzo per la prima volta nella vita. Emma! Devo portarla a scoiattolare. Se non la smetti, ti butto fuori. Sì, me lo merito. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo! Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. Oh, no, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Sei sicura? No, perché per me non può è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Bene. Oh, Abby, ti serve... Sì. Posso... Grazie. Avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast? Questo è figo. Di che parla?
Penso si chiami Come farsi gli affari propri. Dovresti ascoltarlo. Fantasmi. Fantasmi? Sì, beh, parlano di criptozoologia, ma l'episodio che ascoltavo era su questo posto. Ah, sì, quello di cui parlavi a tutti i ragazzini lì al campo. La strega di Hackett's Quarry. Sì. Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Se n'è andato Alex? Così, eh? FK. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che pare ci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. Ora cerca nel bosco il suo bambino perduto. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Hackett's Quarry. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Ne hai una migliore? Oh no, io non ero sarcastico. Non l'ho detta bene. No, davvero, è solo uscita male la mia frase. Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, Hackettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H! Forza, allora. È tempo di sloggiare. Scusa, Mr. H! Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Shh, sta zitta! Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi... Me l'hai chiesto tu! Storie di fantasmi? La strega di Hackett's Quarry. E le chiavi del furgone, Mr. H? Ah, sì, giusto. Davvero... Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono. Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia. Ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Ha detto no, Dylan. Sì, lo so, stavo solo... Va sul furgone, ok? Ma il furgone non partirà. Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrai licenziare? No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore, devo rispondere. Oh, sì, sì. Oh, scusa. Pronto? E non è che possa cacciarmi via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Sanno già tutto questi. Se ancora in giro, c'è qualcosa. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi.
No, no, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... cioè, ho sentito... intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Cioè, io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh... Se solo sapessi... Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Ma sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa? No. Oh, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi... evitare le storie di fantasmi. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. E sarebbe? Non si canta più il kumbaya. Santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Davvero, Chris? Dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Come no? Certo. In realtà voglio sapervi tutti al sicuro. Il bosco è pieno di pericoli e i cacciatori stanno già iniziando a girare qui intorno. Non è sicuro. Ma si può sapere dove le ho messe? Mi saluteresti, Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Ne rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene? Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ah, ho aperto il furgone. Ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Dove le avevo lasciate? Squagliamocela. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan.
Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene, perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! Qual è il problema? Cacchio, non lo so, penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, calma, scendi. Ho capito. No. Oh, merda. Eppure vi avevo detto di controllare tutto. L'abbiamo fatto, infatti dovrebbe andare. Ah sì? Beh, i dovrebbe non portano mai da nessuna parte, non credi? Oh, merda! Vabbè, il tipo ovviamente l'ha fatto per avere una chance con la tipa, chiaro. E da qui partirà tutta la storia. Ok. Non è un problema grave, passeremo un'altra notte qui. No! No! Stai zitto! Fammi pensare. Ok, calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Ryan, vieni un secondo. Non devi assicurarti che tutti stiano all'interno. Chi è? Ale, ciao Ale. Ciao Ale. Ciao. Non della baita stanotte. Chiudi le porte. Nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Io sto giocando a The Quarry. Un domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Io troppo vado a dormire. Domani la sveglia prestissimo. Se vuoi giocare a Demonologist, dimmelo che giochiamo, Sì. Da un po'. Certo. Se sei sveglio. Sì, non usciremo. Va bene. Okay. Ecco, bravo. Chiudi le porte. E vedete di non fare troppo rumore. E quindi, che diavolo voleva? Beh, ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando? Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure possiamo fare qualcos'altro. No. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva. Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. Hola. Com'è The Quarry? Hola. Ciao. Sembra figo. No, è una parte un po' noiosa. Cazzo, questa. Sì, io ci sto, Nick. Che dici? È una parte un po' noiosa questa che Dylan sto giocando. Noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Ma sei da solo? Come vuole il popolo. Grazie, ok. Stai giocando tu da solo? Sì, si può fare solo la partita. Sì, ci sto. O single player oppure puoi fare. Ho insistito molto per una stanza con altri amici. Non spaventarci, capisci? Come. Perché dovrebbe spaventarci? Io volevo, poi mi ha detto no, Stima, fammi vedere The Quarry. Ah, ok.
Non credo che l'hai mai comprato? Lui, Jacob. Ma ce l'avevo da un po'. Che l'avevo lui. Comprato in offerta Jesus tempo Cristo. Fa. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima. Io però notte. Purtroppo la live non la vedo sul monitor. Cioè, quando il gioco va, se metti in pausa la vedo. Se no, io non la vedo sì, sul, sul programma. Sì, ma che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No, no. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Però Alex, però Alex dice che la vede benissimo. Paparino. Good evening, Alex. How are you? Come vuoi tu? Come? Good evening, how are you? Andrà tutto bene. Hello, I just woke up. Ci divertiremo. Ok, 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 accattieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby. L'inizio è stato promettente. Adesso è meglio, nervioso. Andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, boh, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo. Qualcuno ci spia con un'ottica di un fucile. E infatti. Anche questo è un attore conosciuto. Sì, sì, sì. Cazzo, mattrone. Comunque loro sanno qualcosa, c'è qualche mostro in giro. Pizzotti di sangue, come? Evidentemente per tenerlo, il sangue tiene lontano qualcosa. O lo fanno per mimetizzarsi, non lo so. Hunting season. Trezione di caccia. Bene. Beh, graficamente è pazzesco. Speravo nel tuo ritorno qui da me. Vediamo cosa hai trovato. A mani vuote. Devi guardarti attorno. Trova le mie carte e io ti aiuterò. Da dove vengo ci proteggiamo a vicenda. Genshin. Trovale, ti prego. Come sentirete lì alle cose giocano. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte. Se ho giocato a Demon Logis vengo anch'io. Tanto è un'ora e mezza che sto giocando a. Loro sono già in due. Potremmo. Arrivo, un minuto che arrivo. Ok. Tu giochi, Alex? No, io vado a dormire. Ed eccoci qua, sperduti. Signori, io direi che ci possiamo fermare qui. Torno al menu principale. No, aspetta, però io vorrei salvare prima. Come si fa per salvare? Credo che sia ci sia il salvataggio automatico. Boschi selva. Quindi diciamo che torniamo al menu principale. Perfetto. Se io faccio continuo, vediamo se riparte da qui. Giocatore singolo. Sì. Perfetto. Allora, signori, ci vediamo tra poco con Demonologist. A presto. Peace.